Il 30% degli immobili in Riviera del Brenta e Miranese è obsoleto, con impianti elettrici di gas e acqua non a norma e anche con problemi di statica, ma i proprietari non hanno soldi. A lanciare l'allarme sicurezza è Fabio Olivieri, presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL 13, dopo il rogo in cui ha perso la vita una novantenne di Dolo. In ridefinizione la mappa della sanità del Veneto orientale, un polo chirurgico a Portogruaro, un polo medico a San Donà di Piave, riabilitazione e pronto soccorso a Jesolo, il tutto in sinergia con l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non chiude insomma l'ospedale di Jesolo, come temevano i residenti, ma si specializzerà in medicina turistica. Nuovo allarme per la cinta medievale di Castelfranco Veneto. Negli ultimi giorni è stata rilevata una preoccupante pendenza in una porzione di mura finora mai presa in considerazione, ovvero la parete sud fra il Duomo e la torre sud-est. Al di là del patto di stabilità, il restauro delle mura diventa una necessità sempre più urgente. Pinocchio parla veneto. In occasione del 130° anniversario della sua pubblicazione, gli amici di San Martino di Maserada sul Piave presentano Le peripezie de Pinocchio, una traduzione di Emanuele Bellò in dialetto trevigiano dell'opera di Collodi. Il libro sarà presentato con una mostra di immagini e sculture sabato 4 maggio nella frazione di Candelù. Aperitivi da discount al posto dell'Aperol. A Padova, 8 bar sono stati condannati per frode nell'esercizio del commercio. L'indagine era nata da un esposto proprio dell'Aperol e dal sospetto di un finanziere. Si era accorto come il suo spritz fosse una miscela di alcolici di sottomarca, nonostante il prezzo salato. Cristiano Malgioglio, innamorato pazzo di Montagnana. Il celebre autore e cantante ha visitato la città murata in veste di presidente della giuria del Festival Show e proprio sul palco di Piazza Vittorio Emanuele, l'artista di origine siciliana ha annunciato di voler girare qui il suo prossimo video. Ottima scelta!